Il 2022 si è concluso turisticamente con un bilancio positivo per la Sicilia, meta tra le preferite da turisti italiani e stranieri in quest'anno che segnava il ritorno a una quasi normalità dopo 2 anni di pandemia. Mare, natura, cibo, tradizioni, ma soprattutto la storia e l'arte della città siciliana, prima fra tutti Palermo. Il capoluogo isolano è di fatto meta turistica tra le più ambite, come dimostra anche l'interesse crescente da parte delle compagnie aeree, che investono sempre di più sullo scalo palermitano. L'obiettivo è quello di destagionalizzare i flussi turistici per dare la possibilità al turista di vivere pienamente la città in ogni periodo dell'anno. Fly to Palermo Winter è un'iniziativa nata dal lavoro sinergico tra il Comune di Palermo, Federalberghi e GESAP. Ai passeggeri dei voli in arrivo dal 10 gennaio al 21 marzo 2023 all'aeroporto Falcone Borsellino verrà regalato un pernottamento gratis ogni 3 notti. Inoltre, coloro che aderiranno all'iniziativa avranno la possibilità di usufruire anche di un walking tour gratuito su due, grazie al coinvolgimento e alle collaborazioni delle guide turistiche autorizzate. Inoltre, sono previste agevolazioni sui servizi di taxi e le auto con noleggio con conducente. L'offerta si completa con le proposte gastronomiche scontate di diversi ristoranti e pizzerie che aderiscono alla FIPE e mette in risalto anche le piccole botteghe artigiane grazie all'adesione della CIDEC. Torneremo ai 3 milioni e mezzo circa di flussi turistici nella città di Palermo, dopo purtroppo essere scesi intorno al milione proprio nel periodo della pandemia. Lo faremo non soltanto attraverso il turismo che naturalmente arriva in città, lo fa perché Palermo è una città bellissima, ma anche attraverso la valorizzazione di quei periodi più difficili per città come la nostra, ma in generale per il turismo, che sono chiaramente quelli invernali e lontani dalle festività. Proprio per questo, con la collaborazione di Federalberghi, abbiamo lanciato un'importante iniziativa, Fly to Palermo, nella sua edizione Winter, che partirà il 10 gennaio e si concluderà il 21 marzo, proprio per dare rilancio a questo periodo di bassa stagione, nel quale sicuramente è più difficile per gli albergatori, ma non solo per gli albergatori, anche per tutti i componenti della filiera turistica, fare turismo e farlo in maniera qualificata, in modo tale da rendere produttivo il settore. Quindi il biglietto per Palermo, quindi la carta d'imbarco, diventa un vero e proprio passepartout per accedere a tutta una serie di agevolazioni, ma non solo albergo, anche ristorazione grazie all'adesione di FIPE, e perché no, anche piccole botteghe artigiane per valorizzare il tessuto produttivo locale a partire dalle sue peculiarità, grazie alla CIDEC, ma anche un vero e proprio paniere di servizi accessori, grazie a Confcommercio, che ha voluto aderire con il suo settore benessere, all'SC, che ha aderito invece con il mondo dello sport, delle palestre e del benessere a più ampio spettro, ma hanno aderito anche i tassisti e gli NCC, e proprio in questi giorni aderirà anche l'AMAT con alcuni servizi accessori, offrendo delle agevolazioni a tutti i turisti che vorranno arrivare a Palermo anche in termini di servizio di trasporto pubblico locale. È evidente quindi di come il turismo non raccoglie soltanto il mondo dell'alberghiero, dell'extraalberghiero, ma anche un vero e proprio paniere di servizi aggiuntivi che devono essere valorizzati e maggiormente conosciuti. E questo è importante farlo con la collaborazione di GESAP da una parte, naturalmente in relazione a questa iniziativa, ma anche, lo ha ricordato bene, del Porto di Palermo, con il quale sono in atto importanti relazioni proprio per creare rapporti privilegiati affinché Palermo possa essere un hub crocieristico, in modo tale che il turismo del mondo delle crociere non sia più soltanto un turismo mordi e fuggi, ma sia un turismo che vede le sue ricadute commerciali anche per l'intera città.